Una celebre frase dice: dietro al successo di ogni impresa c'è sempre una decisione coraggiosa. Beh, questo coraggio lo hanno avuto 30 anni fa Alessia e Simonetta. E oggi siamo qui a Iesi a festeggiare i 30 anni di Onorati Sport. Beh, diventare praticamente imprenditori e realizzare i propri obiettivi in base alle proprie aspettative richiedono tempo, passione e sacrifici. Una dichiarazione su questi 30 anni di attività. Allora, 30 anni sono tanti, abbiamo cominciato quasi per scherzo perché siamo venute da Roma, trasferite qui ad iniziare un'attività che conoscevamo perché la facevamo già a Roma, però sai, intraprendere un'attività in una nuova regione con dinamiche diverse non è stato proprio facile. Però la passione, la determinazione, il sacrificio sì, però a volte, siccome quando ci metti tanta passione il sacrificio passa in un secondo momento perché vedi che i risultati vengono, c'hai la conferma delle società che continuano ad avere fiducia e continuiamo così anche per il futuro. E dei momenti magari meno positivi, quanto è stato importante il supporto dell'una verso l'altra? È stato molto importante, è stato un crescere piano piano, dal niente, perché siamo partite dal niente e piano piano siamo arrivate dove siamo arrivate, quindi essere un'importante, secondo me, realtà delle Marche. Essendo sorelle, a volte chi ha avuto la forza ed il coraggio di prendere decisioni non facili? Simonetta. Allora, diciamo che le decisioni le prendo un po' più io perché sono quella un po' più intraprendente, però Alessia è un braccio destro indispensabile perché comunque lei c'ha tutto il supporto lavorativo che senza di lei non sarebbe stato così facile. Gli obiettivi ne avete raggiunti tanti e quali sono i prossimi? I prossimi, forse allargarci, andare fuori Ancona e via, fuori dalla regione. Cercare ecco, di ampliare sempre di più la nostra clientela, visto che sembra che insomma accontentiamo un po' tutti, stiamo all'avanguardia anche a livello di azienda, di tutto quanto. Tanti auguri e un grandissimo in bocca al lupo alla Onorati Sport per i suoi 30 anni di attività. La nostra regione vanta di tanti campioni che hanno ottenuto tanti riconoscimenti europei e mondiali e le giovani appunto leve ne sono la testimonianza. Ma direi proprio di sì, lo sport italiano sta vivendo veramente un periodo molto felice per quanto riguarda i risultati sportivi e dentro a questi risultati c'è tanto anche della nostra regione. La cosa che fa particolarmente piacere a noi dirigenti è che oltre ai nomi che conosciamo tutti, che ci ha reso veramente orgogliosi perché hanno vinto veramente manifestazioni di qualsiasi livello, comprese le Olimpiadi, dietro ci sono tanti tanti giovani, oggi ancora sconosciuti al grande pubblico, ma che stanno vincendo un po' in tutte le discipline. Io ogni tanto in maniera provocatoria a qualcuno dico: fatemi un nome di una federazione sportiva e io vi dico quella federazione che tipo di campione, campionessa o società c'ha che vince almeno a livello nazionale, se non a livello europeo o a livello internazionale. Cioè, se parliamo di pattinaggio, se parliamo di nuoto, se parliamo di vela, se parliamo puntini, 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 ci abbiamo tanti giovani che ci stanno regalando soddisfazioni immense. E questo, oltre ad avere già un presente molto importante, ci fa veramente stare tranquilli per un futuro che sono convinto che le Marche avranno ancora grandi soddisfazioni. Una
bellissima serata Confartigianato ha voluto esserci, soprattutto perché Simonetta è una componente importante della nostra associazione da anni e poi perché è un esempio del saper fare, della creatività artigiana. E 30 anni sono un traguardo importante, lei rappresenta anche una componente importante di quello che è l'economia del territorio e insomma le auguriamo davvero di continuare così e di essere un esempio per tanti artigiani. Ci tenevo a fare un grande augurio a Simonetta Alessia per i 30 anni di un'importantissima attività che ha caratterizzato la nostra regione, soprattutto nel nostro sport, quindi semplicemente un grandissimo augurio a loro e un abbraccio a tutti voi. È stato un evento importante, quello che mi ha colpito soprattutto della Onorati, dell'azienda Onorati, è la passione di Simonetta e Alessia, ma soprattutto la loro creatività, la loro voglia di fare, di rinnovarsi continuamente. Come diceva prima Simonetta, 30 anni fa non era così l'azienda, quindi si è evoluta, si è rinnovata, è stata sempre al passo coi tempi, quindi questo denota la loro grande passione e la loro grande grinta soprattutto di investire e di rinnovarsi. Festeggia 30 anni di attività di Onorati Sport e noi non potevamo mancare, quindi vorrei fare i miei complimenti a voi per tutto ciò che avete fatto, per la grande attività svolta e mi auguro di rivedervi a più presto, bacioni. Siamo Simonetta ed Alessia ed abbiamo fondato nel 1993 la ditta Onorati Sport. Ho praticato il pattinaggio a rotelle corsa vestendo la maglia della nazionale. La mia esperienza nelle forniture sportive è iniziata a Roma, nell'azienda di famiglia dove ho lavorato per 8 anni. Lì ho imparato la stampa serigrafica, la realizzazione dei modelli, il taglio dei tessuti fino alla confezione dei capi. Ora mi sono specializzata nella parte grafica e nella preparazione dei loghi con plotter da stampa e taglio e la preparazione dei loghi in DTF, sistemi di stampa di ultima generazione. Questa per noi non è solo la nostra azienda, ma possiamo dire la nostra vita. Siamo nate e cresciute insieme. Stessa scuola, stessa passione per il pattinaggio e a questo punto lo stesso lavoro. Abbiamo competenze diverse che ci hanno permesso di lavorare per così tanti anni insieme. Un
saluto a Simonetta ed Alessia di Onorati Sport per i loro 30 anni di attività. Ciao.